quantomeno un altro paese, ma chissà mai, Stefano Tilli. Allora, la Giamaica è fuori portata, anzi è anche a rischio il record del mondo. Noi siamo in 10 dei giochi olimpici. Siamo in ottima posizione, in quarta corsia, e ce la battiamo con tutti quanti gli altri, non c'è nessuno che può andare sotto i 38. Aver visto la Germania, squadra femminile, arrivare sul podio ha suggerito molto. Istruzioni per l'uso. Cadono Usain Bolt, cambiando, non alla perfezione, ma molto vicino alla perfezione potrebbero cadere il primato italiano e una speranza potrebbe esserci. Oggi l'atletica italiana si è battuta molto bene, il settimo posto di Giuseppe Gibilisco, ha recuperato il campione, è ottava attualmente Clarissa Claretti ed è stata settima e questa è stata una cosa sensazionale, perché addirittura ha battuto una delle quattro dell'Etiopia, che è Gesebe Dimbaba, la più giovane, Gensebe Dimbaba, la più giovane delle tre sorelle, e questo è stato un risultato incredibile. Giamaicani. Bisogna portare il testimone molto avanti a Cerutti, perché lui lì in ultima frazione ha dei missili vicino, Lemaitre, Thompson e Powell. Giamaica con Steve Mullins, Michael Frader, Usain Bolt, Asafa Powell, l'Italia con Roberto Donati, Simone Coglio, Emanuele Di Gregorio, Fabio Cerutti. Dalla 1 alla 8, Francia, che non ha una gran corsia, ma un grande ultimo frazionista, Christophe Lemaitre, campione europeo junior, su una gran rimonta in semifinale. Brasile in seconda, Gran Bretagna in terza, sempre pericolosa la squadra del Regno Unito. Giappone davanti all'Italia, Trinidad e Tobago, dice silenzio Usain Bolt, che personaggio. Poi Giamaica e Canada. Tutto regolare, subito. Partenza di Roberto Donati, davanti a sé al giapponese che si muove molto bene. All'interno la Gran Bretagna con Simon Williamson. Cambio buono di Simone Coglio. Simone Coglio davanti i giapponesi che si muovono benissimo. Giamaica non tanto per ora. Cambio un po' allungato, solo per all'interno della Gran Bretagna, che sembra poi ricordata a questo punto, poi c'è un tempo qui e va a volare su Usain Bolt, l'Italia che si batte a questo punto per il quarto dito posto, si sta prendendo troppo lontano, c'è un ticede, va a vincere, non è il record del mondo, questa notizia. Italia che finisce lontano dal podio, un podio per Giamaica, Trinidad e Tobago, e a questo punto davvero una grande squadra britannica. Vediamo l'attesa, 37 il risultato del quartetto formato da Steve Mullins, 37-31, quindi non record al mondo ed è una sorpresa. Usain Bolt faceva la terza frazione, Asafa Powell la quarta. Trinidad e Tobago con un nuovo record nazionale, fa un mostruoso 37-62. Diciamo pure che la medaglia di bronzo va al 38-02 Gran Bretagna, poco c'era da fare perché hanno fatto una grande prestazione loro e hanno anche cambiato estremamente bene. Simon Williamson, Tyrone Edgar, Marlon Davonish, Harry Aikins, Harry Iti. E poi il quarto posto per la squadra giapponese, 38-30, Italia sesta, bravi comunque.